Ciao Bethes.it, era bellissimo The Equalizer di Antoine Fuqua, è stupendo The Equalizer 2 di Antoine Fuqua, è quasi più bello del primo, torna McCall, l'autistico che in questo film fa anche l'autista, che ti massacra, un vigilante notturno perché era insonne, andava a leggere Il vecchio e il mare in un diner stupendo, nel primo film e incontrava Grace Chloe Moretz in grossa difficoltà. E provava a diventare allora il vecchio e il male dei giovani di quel momento, il male di questa ragazza che si stava lasciando andare, il male della mafia russa. E McCall decideva di. Bene, The Equalizer faceva parte di quel filone che era nato grazie al grande successo di Io vi troverò di Liam Neeson. Metti una vecchia star che non ti aspetti dentro l'azione e vedi che succede, il pubblico gradisce. E allora Liam Neeson, che era tutto curvo, che te menava, diceva al telefono: Io vi troverò. Che giù le mani dalla mia famiglia. Poi arrivò l'ottimo, eccellente, sorprendente Keanu Reeves con nuove forme di sofferenza legata al mondo del killer professionistico John Wick. Poi arrivò anche l'ottimo Jack Reacher insieme a tutto questo, Jack Reacher di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, che è un personaggio molto simile al McCall di Denzel Washington. Ma Denzel era il numero uno, l'Equalizer andò benissimo perché un grande attore che non aveva minimamente mollato dal punto di vista di tensione creava appunto un eroe politico, morale, sociale, filosofico. Mi piacciono gli Equalizer perché sono film che riprendono copertine di libri, che invitano i giovani a leggere la situazione reale, a rileggere il passato. Qua si passa da Hemingway del primo film. È molto citato Il vecchio e il mare, a Ta-Nehisi Coates, un giornalista, saggista, autore di fumetti anche afroamericano giovane di classe 1975, che è letto appunto da McCall all'inizio di questo film, da Robert McCall, il personaggio interpretato da Denzel Washington. Poi si parlerà di Proust e poi si inquadrerà anche il fondamentale Paura, Native Son di Richard Wright, uno dei primi grandi scrittori della letteratura afroamericana statunitense del Novecento. Torniamo di nuovo con McCall. Gli chiedevano chi sei, chi sei, chi sei a questo personaggio. Tutti glielo chiedevano nel primo di Antoine Fuqua. Ha avuto un grande successo, adesso sappiamo chi è McCall. E infatti lo vediamo, lo sa pure lui. E infatti lo vediamo nei panni non di se stesso, ma di un simile Malcolm X in un treno all'Orient Express che va a risolvere un'ingiustizia, come faceva appunto il Jack Reacher, che non si poteva nemmeno sedere in autobus alla fine di quell'avventura molto faticosa contro Werner Herzog nel primo bellissimo Jack Reacher, che sentiva qualcosa che non andava, dei chiacchiere in autobus, e Christopher McQuarrie chiudeva con Tom Cruise che si rialzava e andava verso la nuova ingiustizia. Qua McCall è così, fa l'autista, però manda dei segnali perché si è convinto dopo la prima avventura che era arrivata un po' per caso, e allora adesso lo vediamo in treno, anche camuffato. E ancora con le sue perizie fantastiche nel come farti male, mantenendo l'autismo, c'ha tutte le sue regole, il suo orologio, ce lo ricordiamo, McCall, meraviglioso. Poi a un certo punto addirittura tre linee e tre missioni. Uno, McCall entrerà in contatto con i dolori dell'Olocausto, legati anche al mondo della pittura, al mondo dell'arte. Due, come aiutava la giovane nichilista bianca, aiuta il giovane nichilista nero che. E quindi bisogna aiutare un ragazzo a non entrare nel giro dei gangster, magari facendogli evitare appunto il muro di un condominio. Terza linea, c'è un passato di McCall, lo sappiamo, lavorava in una fantomatica agenzia, che non era la CIA, che non era l'MI6 inglese, perché non si può più, sapete, è passato del tempo e non abbiamo avuto successo, non abbiamo avuto successo con queste categorie sembrava che erano molto appartenenti alla guerra fredda. E allora adesso dobbiamo inventare nuove zone, nuovi mondi, perché per il pubblico giovane non può più credere che. Ed è il grosso problema di Bond, che come sapete appunto ha deciso di non essere più Bond. Invece questi che vogliono fare la spia, e parla di suo fratello, di sua zia, di sua mamma, questi invece che le spie le vogliono ancora fare, le vogliono fare nella società. Quindi si portano questi personaggi dentro che hanno lavorato in delle fantomatiche sezioni governative allucinanti, tanto possiamo giocare lì perché non si sa, sono i servizi segreti proprio nascostissimi. E allora McCall rientra in contatto, la terza linea narrativa, con appunto il passato collegato appunto al suo lavoro come agente segreto. Oh, ragazzi, il film è stupendo, ci sono scene d'azione botte a non finire, riflessioni politiche, riflessioni filosofiche.
Grandi frasi, chi cazzo è questo negro? Sono tuo padre, ma tua madre non te l'ha mai detto, risponde McCall. McCall non è solo un intellettuale che legge Coates, Wright, Marcel Proust o Hemingway nel primo film. McCall è anche uno che ha, diciamo, in base all'esigenza del momento, sa anche usare parole forti, come in questo dialogo qua, e anche sa usare anche le maniere forti, e lo sappiamo molto bene perché abbiamo visto il primo film. Mi piacciono molto i film che mettono leggermente una battuta che è legata anche al cambiamento fisico di un attore. Pedro Pascal in questo film effettivamente è leggermente più ciccio rispetto al grande personaggio che l'ha lanciato nel mondo di Trono di Spade. E c'è uno che gli dice: oh, te sei ingrassato nel film. E a me piace quando io penso da spettatore che sei ingrassato e poi sento un personaggio che dice effettivamente a me, dice: Francesco, c'hai ragione, sei ingrassato, perché gli dice: oh, ti sei ingrassato. Queste cose mi fanno sempre molto sorridere. Bene, allora, che c'è da dire? Stesso fango, stesso sangue. McCall non si estranea dalla lotta. McCall ci sta. McCall ce la mette tutta. Picasserò tutto l'edificio. È un film sulle panic room. Ah, e poi chiudiamo con: è un film stupendo che mi ha ricordato Veloce come il vento. Voi direte: ma non c'è mai. Sì, perché lì c'era il panificio della moglie di McCall, lì c'era il panificio della moglie di McCall, lì insegnava, lì c'era la scuola di danza, dice Stefano Accorsi, della mia donna, no? Che abbiamo visto, eroinomane come lui. E lì c'era, a un momento Accorsi, durante un inseguimento con sua sorella, di ricordo del passato, e quella è un'apertura di racconto, il mio momento preferito, Veloce come il vento, Rovere lo sa. Abbiamo un'apertura stupenda sulle vite dei personaggi. Qui mi ha ricordato moltissimo, c'è un momento, è chiave sempre il ricordo della moglie di McCall. Lì c'era il panificio dove lavorava la moglie di questo qui. Ci sono le vecchie case, le nostre case, il nostro passato, le nostre scelte e le nostre responsabilità nei confronti dei più giovani, che era un tema cardine del primo Equalizer, che qua Antoine Fuqua e Denzel Washington hanno riportato, giustamente, perché il primo film era andato molto bene. Guardate, è bellissimo, è molto elegante, gli attori sono stupendi, sono belle le facce che vengono scelte per ogni ruolo, soprattutto per quello degli sgherri, dei cattivoni, dei killer. C'è proprio una perizia cinematografica che io sento, che non vedo più nei Bond, che mi sembrano fatti malissimo. Invece questi film sono stupendi, e questo Equalizer 2 di Antoine Fuqua è al livello del primo Equalizer, anzi forse ha qualcosa in più. Ciao Bad Taste!